Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio parlarvi delle dime per intagliare il legno. Cosa sono le dime? Sono delle sagome che si possono utilizzare per avere una forma. Ad esempio, se noi dobbiamo portare su un pezzo di legno che dobbiamo andare ad intagliare un cuore, potremmo fare la sagoma del cuore e poi andarla a ricalcare sul pezzettino di legno. Sto preparando il video di Pasqua e mi serve la sagoma di un ovetto. Oggi vi faccio vedere come vado a crearla e i vari passaggi. Allora, innanzitutto andiamo su internet e cerchiamo delle sagome così. Questo è... l'ho presa dal sito disegnidacolorare.me. Allora, le possibilità sono... due, ritagliamo la sagoma oppure andiamo a plastificarla. Allora, questa qua è una plastificatrice 80, 125 e 150 micron. Cosa sono queste misure? Sono le misure dello spessore del foglio. Io adesso prenderò un foglio di quelli plastificati e andrò a inserire il mio foglietto A4 di carta. Ecco qua, una volta inserito il mio foglio vado a plastificarlo. Facciamo attenzione a non quando esce a non creare delle onde, perché altrimenti non sarà dritto. Quindi lo teniamo leggermente con le mani senza tirare. Eccolo qua. Adesso andiamo a ritagliare tutte le uova. Ecco qua la nostra dima ritagliata. Logicamente le altre le si possono ritagliare in base alla misura che ci serve. Andiamo a prendere il nostro legnetto, andiamo a creare il contorno con una matita. Logicamente va ritagliata il più fedele possibile intorno ai bordi. Creiamo il contorno e ecco qua il nostro uovo. Basterà solo con un seganastro, con un seghetto alternativo, andare a ritagliare ulteriormente la forma e avremo il nostro ovetto da intagliare. Ora vi faccio vedere come è possibile fare senza avere una plastificatrice. Abbiamo però bisogno di quelle tovagliette che si utilizzano per fare colazione, quelle alte 1 mm, 2 mm di plastica. Facciamo finta che questa sia la nostra tovaglietta, ok, così, e logicamente quelle tovagliette sono molto molto fini, con una forbice, un taglierino riusciamo a ritagliarle. Prendiamo un pennarello, logicamente la sagoma prima va stampata su un foglio di carta e andiamo a fare il contorno, così. Eccolo qua. E poi si va a ritagliare. Quelle tovagliette molte volte non sono tinta unita, sono tinta unita ma mai, quasi mai bianche. Hanno tutti i colori. Dietro, sul retro, molto probabilmente saranno bianche come il foglio. E lì potrete andare a ritagliare la vostra sagoma per poterla utilizzare in un futuro. Le sagome sono molto comode perché possiamo riutilizzarle tutte le volte che vogliamo. Infatti non dobbiamo essere dei Giotto per ottenere una forma un po' particolare. Come ripeto, può essere un cerchio, può essere un cuore, può essere un uovo. Ci sono anche sagome o dime, come dir si voglia, per i cucchiai. Quindi la vista frontale e poi la vista laterale, in modo da poter creare il contorno sia sopra il legno che a fianco, in modo da avere tutte e due le facce. Se hai trovato interessante questo video e ti è piaciuto, iscriviti al canale e lascia un mi piace. Commenta pure qual è il tuo modo di poter creare delle forme sul legno per poi andarle a intagliare. Ciao a tutti!